A distanza di 2 anni l'Avezzano torna in Serie D. Il terzo match point è quello buono e se da un lato si è dovuto attendere qualche giorno in più, dall'altro la squadra di Tonino Torti ha potuto fare festa nel proprio stadio in un dei marsi finalmente affollato. Missione compiuta per il presidente Gianni Paris che dopo il boccone amaro di una retrocessione sulla quale aveva pesato lo stop per il Covid, ora ha riportato la società nella quarta serie nazionale. Senza storie il 4-0 ai danni della Bagigalupo Vasto Marina penultima, che con questa sconfitta, complice il gioco dei distacchi, meno 12 dal quintultimo posto a 90 minuti dalla fine del campionato, retrocede in promozione. La gara si decide al 21esimo del primo tempo. Pasticcio difensivo dell'11 vastese, Iammarino tocca con la mano fuori area e viene espulso. Bagigalupo in 10 e Avezzano in vantaggio con la punizione di Bisegna, lo stesso giocatore che sempre su punizione aveva siglato l'ultimo gol promozione marsicano a Vasto, ma allora al 95esimo. Da questo momento è passerella per l'Avezzano che manda in gol tutto il suo attacco atomico, il raddoppio di Alessandro Pendenza. Nella ripresa non poteva mancare la firma del bomber Mateus Dos Santos che poco dopo mastica il pallone ma consente a Martin Blanco di calare il poker. Poi si apre la festa. È l'abito della città, no? La Serie D. Poi ci vuole fortuna, coraggio, investimenti, gli uomini giusti, il manico altrettanto adatto per guidare una cavalcata come la nostra dalla quinta all'ultima giornata. Oggi la gioia è come quella delle altre promozioni. Tornare in Serie D per me è riprendermi quello che il Covid mi aveva tolto con la cristallizzazione delle classifiche, quindi questa è la festa più grande. Questa è la festa più grande. Non ci scordiamo che questo per me è il sesto campionato nazionale e è la vecchia C2 la Serie D, quindi quando si parla di siamo in Serie D per andare in Serie C, noi in Serie C dell'attuale Serie C ci siamo stati nei 100 e oltre anni di storia del club una sola volta e quindi so che significa andare in Lega Pro in Serie C, soprattutto ci vuole non solo l'organizzazione ma ci vuole il territorio dietro e soprattutto l'unione tra tutte le forze sociali. Dalla squadra di calcio parte la politica, parte il turismo, parte qualunque altro aspetto legato all'imprenditoria locale e non solo. La visibilità che ti dà l'Avezzano Calcio in Serie D è tutta un'altra storia e quindi quello che mi auguro è proprio questo, che si arrivi a trovare la forza di sostenere una squadra in una categoria importante quale appunto la Serie D.